Questa è l'essenza. Di navi inaugurate a Genova ne abbiamo viste migliaia nella storia di questa bellissima città. Certamente è la prima volta che viene inaugurato un manifesto politico galleggiante, che non è un manifesto xenofobo come qualcuno può pensare, ma vuol dire un no alla globalizzazione della miseria. Vuol dire non imbarcare marittimi extracomunitari a stipendi da fame, lasciando a casa 50.000 marittimi italiani che la fame la fanno direttamente a casa e non possono imbarcare. Secondo lei occorre un intervento a livello internazionale? Ci vuole un intervento serio, determinato della politica italiana in questo settore per ristabilire dell'ordine. Il primo problema del paese è l'occupazione e in quanto tale va servito.